Siamo in diretta telefonica anche oggi con il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità e gli chiediamo dunque i dati al momento per quanto riguarda i contagi in Molise, i tamponi e la situazione. Buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, la situazione è invariata rispetto a ieri sera, quindi abbiamo 16 casi positivi, di cui 3 in terapia intensiva in condizioni stazionarie, 4 in malattie infettive e 9 in isolamento domiciliare. Abbiamo effettuato nella nottata ulteriori 2 tamponi che preciso non sono collegati al caso del paziente 16, ma sono le attività che ordinariamente facciamo in questo frangente in caso di presenza di sintomi, e questi 2 tamponi hanno dato entrambi esito negativo. Ecco, dottore, per quanto riguarda la situazione del primo caso di coronavirus in Molise, sono circolate anche diverse voci anche su internet. Lei cosa può dire in merito e anche dunque alla situazione che riguarda questo paziente? Io mi sentirei innanzitutto di evitare allarmismi inutili e soprattutto notizie non confermate e non veritiere. Noi stiamo cercando appunto di garantire un'informazione puntuale, precisa e veritiera. In relazione al paziente 16, abbiamo proceduto a ricostruire i contatti che ci sono stati indicati e a contattare quindi queste persone e a porle in isolamento, in quarantena. Non c'è alcun familiare del paziente 16 in questo momento ricoverato nell'ospedale. Faccio questa piccola precisazione perché purtroppo si susseguono una serie di notizie che poi servono solo a mettere in maggiore difficoltà anche gli operatori. Operatori che ringrazio. Ho avuto il piacere oggi di contattare personalmente per telefono il dottore Rossi, il primario del pronto soccorso. Passo per il lavoro egregio che ha svolto anche nell'occasione della serata di ieri, garantendo il corretto rispetto delle procedure ed evitando l'ipotesi più brutta che noi ci possiamo attendere, che è quella di un inquinamento di una struttura ospedaliera. A questo proposito, rubo solo un secondo in più per ricordare a tutti quello che stiamo dicendo dall'inizio di questa situazione emergenziale che affrontiamo, che è quello, in caso di sintomi, di contattare i canali che abbiamo messo a disposizione e quindi che solo con l'aiuto della cittadinanza noi riusciremo a fronteggiare questa situazione. Per quanto riguarda le procedure, noi ci siamo attrezzati anche per le ipotesi diverse che possono capitare, però è importante la collaborazione dei cittadini. Ecco, le chiedo ancora, ci sono, state attendendo dei tamponi o l'esito di qualche altro tampone al momento? Allo stato attuale no, abbiamo comunque pazienti che monitoriamo e la situazione è sempre in evoluzione, ma al momento non attendiamo ulteriori tamponi. L'invito dunque è quello di attenersi alle regole, del governo e soprattutto a rimanere in casa. Un'ultima domanda per quanto riguarda Termoli e la situazione degli ambulatori, dunque se c'è qualche notizia in merito. Sì, ci sono delle notizie positive perché diciamo, il piano operativo che abbiamo strutturato per la criticità di Termoli, diciamo che sta funzionando in maniera egregia. Nella giornata di ieri siamo riusciti ad immettere tutti e 60 i pazienti che complessivamente si trovavano all'interno del nosocomio all'inizio della situazione che abbiamo affrontato e nella giornata di oggi ci siamo attivati per procedere alla sanificazione della struttura.